Sì, sapevamo che sarebbe stata dura, che loro sono un'ottima formazione, si sono presentate praticamente al completo con l'Ajani numero 1, al numero 2 la Di Sarra e al numero 3 l'altra ragazza giovane che ha fatto college in America, insomma è venuta bella preparata. Noi ci mancavano diciamo le big, perché Paolini, Cocciaretto e Parigia si sono impegnati negli ultimi tornei WTA, abbiamo schierato Melania Delai. Al 2 ho fatto, messo il nostro vivaio Anastasia Bertacchi, al 3 in modo tale che al 3 scalasse anche Claudia Giovine, che insomma sapevamo che al 3 ce la potevamo giocare. Insomma, abbiamo fatto il possibile, sapevamo, come dicevo, che è stata dura anche il doppio, sinceramente, però mi sono piaciute le ragazze, perciò insomma è un buon punto di partenza. Hai parlato delle assenze, Paolini, Parisas, ovviamente Cocciaretto, quando e se le rivedremo protagoniste? Le vedremo sicuramente durante il campionato, va un po' in base ai risultati che otterranno ora negli ultimi tornei WTA. Jasmine è impegnata in Europa, perciò è più semplice, insomma, averla. Cocciaretto starà 3 settimane in America, perciò per 3 settimane sicuramente non l'avremo. Ora abbiamo riposo. E il weekend dopo saremo a Rung, che dove giocheremo di sabato 22, e in base a come cosa ottiene Jasmine in Francia sapremo se ce l'avremo o no. E credo che ogni partita sarà tosta, che comunque ne ha uno 8 squadre in Italia, perciò comunque dove vai vai sarà sempre una battaglia. Ecco, spero di avere una delle giocatrici nostre migliori, che sia Jasi, Cocciaretto o Parridas, vedremo. Sarà sicuramente difficile, ma noi come al solito ce la metteremo tutta. L'obiettivo resta la salvezza con, sì, sempre il sogno di poter far meglio, no? L'anno scorso comunque siamo riusciti a salvarci, quest'anno l'obiettivo rimane quello, poi quello che viene più è tutto di guadagnato.